L'ultima parte del fiume Tronto scorre lungo la valle che divide Marche e Abruzzo. Qui arriva la via Salaria, che un tempo collegava Roma a Truentum, un porto fluviale dove secondo Cicerone si fermò anche Giulio Cesare. Questo corso d'acqua per centinaia di anni ha segnato uno dei confini più importanti della storia. Per Dante era il confine meridionale del regno di Carlo Martello. Per Ludovico Ariosto, quello del marchesato che sarà di Rinaldo, cugino e rivale dell'Orlando Furioso. Per centinaia di anni ha segnato il punto in cui finiva il regno pontificio ed iniziava quello dei Borboni. Dopo l'unità d'Italia, il Tronto è diventato lo spartiacque tra il nord e il sud della penisola. Oggi, che quasi più nessuno ricorda quel vecchio confine, questo corso d'acqua ha smesso di dividere. Ma porta ancora i segni del suo bellicoso passato. L'uomo ha cercato di ingabbiare il suo cammino, ma oggi, come sempre, rimane un fiume anarchico, che sceglie liberamente il suo percorso come la gente che vive qui, tra quegli alberi al di là del fiume.